Allora Paolo, sì, sono con il mister Grandoni. Ciao Alessandro. Eccoci in diretta. Ciao. Allora mister, direi che è stato fondamentale col pari in finire di prima frazione intanto per andare a riposo sul punteggio 1-1, perché insomma primo tempo la Chierese vi ha messo sotto, nel senso che ha creato tanto, forse ha concretizzato anche forse meno di quanto abbia creato. Poi nella ripresa è arrivato il vostro gol del 2-1, insomma lì forse avete anche sforato la vittoria in rimorta, poi è arrivato questo pari nel finale. Insomma, come giudichi la prova dei tuoi alla luce un po' del risultato finale? Ma allora, concordo pienamente sulla tua analisi. Noi oggi sapevamo di venire a giocare contro, secondo me, una delle squadre più forti dell'intera categoria, non soltanto del nostro raggruppamento. Partita tosta, partita impegnativa, siamo stati o bravi o fortunati a rimetterla bene alla fine del primo tempo. Poi la prima tempo è stata un po' diversa rispetto alla prima frazione, abbiamo cercato di modificare leggermente qualcosa, poi il vento contro ci ha un po' scaffato qualche problema, però siamo stati bravi poi a provarci ogni volta che riuscivamo a farlo, perché gli avversari non sempre te lo concedono. E poi c'è appunto il rammarico di aver preso gol all'ultima azione, però dall'altra parte c'è, diciamo anche ai colleghi, grande, diciamo, piacere di aver giocato una partita tosta, impegnativa contro una squadra di assoluto valore. Quindi noi ci prendiamo questa prestazione, ci prendiamo questo punto importante e mercoledì vogliamo completare un attimino questa ottima prestazione andando a giocare una partita per noi estremamente vitale contro il Barazze. Ecco, anche tatticamente hai cambiato qualcosina, no? Con l'ingresso di solito con Costantini che si è abbassato dietro. Sì, in quel momento credevo che avevamo bisogno di un po' più di qualità in mezzo al campo, un po' più di geometria, e Costantini riesce a darci. In solito uno di quelli che gli ultimi 20-25 minuti, anche mezz'ora, riesce un po' a spaccare le partite. Ha fatto 2-3 azioni con questo di rigore importante, però l'abbiamo pensata così, ma ci sono anche gli avversari, ripeto, di grandissimo livello. Per me è stata una bella partita, intendo dire, noi addetti ai lavori siamo contenti di vedere queste partite, ripeto, c'è il rammarico di aver preso il gol alla fine, però non sempre possiamo ottenere ciò che vogliamo. A te Paolo. Sì Alessandro, come hai trovato il livello dell'eccellenza qua in Liguria? Tu insomma hai calcato altri palcoscenici da giocatore ma anche da allenatore, sei sceso in eccellenza, come l'hai trovata onestamente il livello? Onestamente un livello ottimo dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista tecnico. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che potrebbe, per qualità dei giocatori, per bravura nei loro interpreti, potrebbero giocare anche in categoria superiore. Quindi squadre organizzate, squadre toste, quindi come me l'aspettavo, così me l'hanno descritta e così è stata. Ogni domenica c'è da soffrire, però è anche bello così. Grazie Alessandro, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.